Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Occhio al lancio lungo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Zaccardo. Bakic. Cuenca. Pirlo. Palla profonda a cercare lo spazio. Se la cava la difesa, allontana la palla. Può calciare a rete. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Prova il filtrante. Vuole la profondità. C'è spazio per calciare. Cerca spazio. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Pirlo. Cerca la profondità. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Palla giocata in profondità. Niente gol né da una parte né dall'altra. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Hanno trovato il gol! Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Palla in profondità. Cerca ancora una palla profonda. Un gol bellissimo, una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Si ricomincia da una situazione di parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Cerca il passaggio in profondità. Bakic. Pazzini. Pirlo. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Cuenca ha spazio per affondare. Può crossare in aria. E la difesa sventa il pericolo. Cuenca con il traversone. E c'è un fallo qui. La
L'arbitro gli si avvicina e può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. La butta in mezzo. Prova di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Che occasione! Pirlo. Bonera. Pirlo. Vuole la profondità. Può andare alla conclusione. Ancora dentro. Passaggio in avanti. Bentivoglio. Pirlo. Trova la soluzione in profondità. La gioca lunga. Sesto. Cerca ancora una palla profonda. Bell'anticipo, pericolo sventato. Bakic. La gioca bassa. C'è gol! Sono di nuovo in vantaggio. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Bentivoglio. Riceve il passaggio. Pallone in avanti. Cuenca riceve un bel pallone. Fallo, calcio di punizione. Intervento decisivo, vediamo cosa succede. Cartellino rosso, episodio che può davvero cambiare la partita. E prova a crossarla in aria. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Il secondo tempo è cominciato. Sesto. Andare al tiro, colpisce il pallone, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Quando riesci a controllare il pallone così ti si semplifica la giocata, è chiaro che poi bisogna calciare meglio.
Cuenca. Attenzione! Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cuenca. Bakic. Ottimo dribbling. E l'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Ed ecco il cross. E non ci arriva nessuno. Prova a saltare il centrocampo. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Zaccardo. Bakic. Cuenca. Riceve in ottima posizione. Riceve un pallone interessante. Pazzini. Continua ad avanzare verso l'area. Non trova la porta. Ha visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. Cuenca. Sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando, anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Abbiati interviene comodamente. Sesto prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Pirlo. Pirlo. Pazzini. Cerca spazio. Occasione. Battuto male, corner, occasione che svanisce. Prova la conclusione. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Manca un quarto d'ora alla fine. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai? A questo punto l'unica è gettarsi in avanti, a capofitto, non hanno più niente da perdere, non possono fare altro. Bentivoglio. Cuenca. Passaggio filtrante e profondo. Sulla fascia, è libero. L'arbitro assegna il corner. Ecco l'arbitro che ha dato il vantaggio, ma adesso dà anche il giallo.
colpino di testa. La palla era invitante, ha sfruttato male il suggerimento però. Bentivoglio, Sestu, soltanto rimessa laterale qui. Sono sotto di un gol, mancano 5 minuti alla fine, devono serrare i tempi. Preferisce non rischiare e spazza. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ecco che va di testa. Grande respinta del difensore. Non corre rischi e allontana il pallone. Sesto. Prova il cross tagliato. Prova a salire in aria. Ce l'hanno fatta! Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Bello il cross, ottima conclusione. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Occasione. Buona la conclusione. E poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Lancio lungo del portiere. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Intanto il tempo passa. Sulla destra. Grande movimento nello spazio. Passaggio in avanti. E l'arbitro chiude qui la partita. Finisce in parità. E nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Io credo che sia un risultato giusto. Una partita vivace in cui non sono mancate le occasioni da gol. Entrambe le squadre ce l'hanno messa tutta per avere la meglio sugli avversari.